Signore e signori, forse più signori che signore, bentornati sul canale ragazzi, come state? Spero che abbiate passato una buona mesata, diciamo, delle buone vacanze, delle buone ferie di agosto, spero tutto bene. Allora, faccio questo piccolo video anzitutto per dirvi che non sono morto, sono qui. Oggi non sarà un video sbarbata, come potrete vedere dall'assetto, dalla location diversa dal solito. Questa è la mia cameretta, voglio tornare su YouTube molto brevemente. Ci rivediamo tra poco, purtroppo ho un pochettino di affarucci qui in casa da risolvere che mi impediscono di fare i video come vorrei farli in un certo modo, preferisco aspettare di poterli fare come dico io. E però nel frattempo mi sono arrivati un pochettino di prodotti, ho acquistato durante l'estate qualcosettino, ho fatto un po' di spesa e voglio mostrarvelo assieme a questo pacco che ancora non ho aperto e che mi è arrivato questa mattina. Quindi andiamo in ordine cronologico e come prima cosa ho acquistato verso i primi di agosto questo Uggs The Awakening. Veramente ragazzi, anzi, non vi dico niente, ho già usato quello che vi mostrerò che sta fuori dalla scatola, che non ho unboxato, raga, perché quando arriva la scatola, insomma, voglio dire, uno c'ha un po' da, no? Le fregole le chiamiamo qua, le fregole. Veramente, ne parleremo presto. Uggs The Awakening, questo è quello con la formula vegetale che si chiama Osiris. Poi, secondo prodotto ragazzi, qui andiamo sulla fascia alta, ho finalmente acquistato un set di, diciamo, dal costo importante ragazzi, sto parlando di saponificio Pakis, acquistato appunto direttamente dal loro sito, probabilmente potevate già intuirlo dalla maglietta che mi è stata gentilmente regalata avendo acquistato dal loro sito, non perché sono io ma perché appunto acquistando dal loro sito regalano pure la magliettina e mi fa piacere perché è una magliettina in più, ma sempre una magliettina insomma. Questo in particolare è Earth, terra. Ecco qua, questa è la sua scatolina con il barattolino in alluminio. Anche di questi prodotti parleremo molto presto ragazzi, ho già avuto modo di provarli più di una volta, ma adesso passiamo al grande pacco, al paccone che appunto contiene un altro set importante, quindi io prendo il mio coltellino e comincio ad aprire. C'è una fregola ragazzi, volevo registrare questo video, stavo aspettando da un'ora e io stavo lì col pacco, di solito quando mi arrivano i pacchi praticamente li apro davanti al corriere perché la fregola ragazzi è una brutta cosa. Allora, abbiamo questa bellissima carta che mi arriva, sto scherzando ovviamente, guardate che razza di imballo poderoso. Allora, ragazzi, qui siamo, qui imballo veramente pluriball all'interno, bello robusto come imballo, ma chi me l'ha spedito mi ha detto in effetti che in zona sua sbattono parecchio, quindi evidentemente insomma ci siamo parati così. Bustona, apriamo anche questa ragazzi, mamma mia, purtroppo, ecco, che cosa vedete? Mamma mia ragazzi, mi sento un bambino, fermo perché ho il microfono, mi sento come un bambino a Natale proprio con i regali, c'è un po' di ASMR. Eccoci. Ammazza che bella scatolettona. Ecco qua, A e B di Andrea Bianchi, con cui ho avuto modo di chiacchierare recentemente, così come con i ragazzi di Pakis. Ecco qua, allora, da quello che mi ha detto Andrea, viste le temperature che ancora non sono bassissime, anche se il calore, da quello che mi ha detto lui, non fa male a un sapone effettivamente, ha preferito spedirmi il sapone all'interno di questa bustina termica, ok, per gli alimenti. Quindi lo apriamo, la profumazione che ho scelto è, questo è l'after, Mint and Flowers, ero molto 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 curioso, qui c'è... No, questo non ve lo faccio vedere, me lo tengo per me. Un'altra cosettina interessante. Ecco qua il sapone e adesso facciamo una cosa esclusiva ragazzi, lo annusiamo, non l'ho mai fatto in video di annusare, no, non sento niente. Vediamo com'è questa profumazione. Il sapone è arrivato un pochettino spostato, però vabbè, ci sta, è una crema nel trasporto, ecco, si è già raddrizzato. Qui sento ragazzi, buono, cioè nel senso è buono.
una bella profumazione floreale, fresca, veramente, scusate, sto agitato, molto buona ragazzi, molto buona, molto elegante. Questa non vorrei di niente, ma secondo me questa è da acchiappo, è da acchiappo ragazzi. Qui nella scatolina troviamo, oltre all'after, guardate che bellina, oltre all'after anche la pompettina per l'after, che inserirò molto probabilmente. Apriamo anche l'after e la profumazione è quella molto molto buona ragazzi, veramente sembra proprio di annusare un profumo effettivamente. Quindi l'unboxing è finito ragazzi, basta, nel senso non è che posso svenarmi ulteriormente, già insomma ho fatto così anche un pochettino troppo. Io spero di avervi fatto piacere con questo piccolo video, un saluto, ci vediamo presto, spero il prima possibile, ciao!